Un saluto a tutti i clienti di Escamo Shop. In questo video vi presentiamo una bilancia da cucina con taratura minima di 10 grammi e con taratura massima di 5 kg. Come potete vedere, ecco, stesso dalle immagini, la bilancia è per uso domestico, ecco, magari viene messa all'interno ecco, degli attrezzi di una cucina, magari per pesare gli alimenti prima di magari di cucinarli. Vediamo all'interno della confezione che cosa ci viene dato. Vediamo, ecco, già la cosa positiva che escono le batterie all'interno della confezione, e questa qui è la bilancia. Allora, vediamo subito in pratica la bilancia come si presenta. Eccolo qui. Questo qui è il piatto di pesata, questo qui circolare molto grande, abbiamo un display abbastanza ampio per poter leggere i numeri. Dopo vi farò vedere in pratica il display in funzione come agisce ai nostri comandi. Abbiamo tre tasti, abbiamo il tasto on off per poterla accendere e spegnere, abbiamo il tasto mode che ci dà la possibilità di andare a pesare i nostri alimenti in due modi diversi, a libbre e in chilogrammi, e abbiamo il tasto tare per andare a tarare la bilancia. Proviamo a montare le batterie all'interno della bilancia per vedere in pratica, ecco, come funziona proprio la stessa bilancia. Ecco, le batterie vengono montate nel corretto modo: polo positivo e polo positivo, polo negativo e polo negativo. Allora, spegniamo la bilancia, eccola qui. Accendendo la bilancia, premendo il tasto ON, ecco qui, la bilancia si va a tarare da sola. In questo momento la bilancia è tarata, vedete, si trova sullo zero, e dicevamo che in pratica la bilancia ha una portata massima di 5 kg, tant'è vero che se io presso fino ad un massimo di oltre 5 kg, in pratica la bilancia mi va in blocco. Ecco qui, dicevamo in pratica che ha due modi diversi di pesata, e vediamo stesso qui, vedete, se questa freccetta in pratica che si sposta in alto e in basso, vedete, sia in libbre che in chilogrammi, e qui in pratica abbiamo la possibilità di andarla a tarare. Se gentilmente, ecco, mi viene dato un oggetto, vediamo, questo oggetto in pratica pesa 15 grammi. Se andiamo a premere il tasto tare, si va ad azzerare, compreso il peso messo sulla bilancia, e possiamo in pratica andare a pesare questa soltanto la pennetta. Ecco, in questo caso pesa 8 grammi, ecco, in questo caso qui, così. Perfetto, togliendo in pratica tutto, vediamo che la bilancia scende al di sotto dello zero, perché l'avevamo tarata precedentemente con questo, ecco, flaconcino, e vediamo che mettendo nuovamente il flaconcino sul piatto di pesata va di nuovo a zero. Togliendo il flaconcino resta meno 15 grammi, ci basta premere il tasto tare e la bilancia ritorna nuovamente sullo zero. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo video.